Oggi ci sembra che gli autori delle antiche tragedie greche le abbiano composte come si fa ai giorni nostri. La concezione ellenica della vita era però ben diversa da quella moderna. Per i greci, dal dramma doveva derivare una catarsi, una purificazione. Che cosa si intendeva per purificazione? Si intendeva che lo spettatore che assisteva a una tragedia o a un altro spettacolo partecipasse con la sua anima alle passioni rappresentate sulla scena. Una tale esperienza agisce in modo purificante e quindi salutare sull'organismo fisico e soprattutto sull'anima. Nel dramma greco antico la cosa più importante era un impulso spirituale superiore, non meno che un impulso di natura, vorrei dire, terapeutica. I greci scorgevano una specie di processo terapeutico proprio nell'alta perfezione artistica che la loro civiltà offriva agli uomini. Naturalmente, noi non possiamo ridiventare greci. Da La realtà dei mondi superiori di Rudolf Steiner.